Eder, Mac, Pallister. Da questo processo uscirà la verità? È quello che si spera, tutti quanti lo speriamo, credo. Mohamed è colpevole? Io aspetto chi è più in alto di me che decida questo. Sperate di avere presto il corpo per l'ultimo saluto? Io è da tanto che lo aspetto, non lo aspetterò. Chiediamo giustizia e chiediamo anche il rispetto per Alice. E chiediamo anche di ricordarci che questo è un femminicidio. Inizia il processo per la morte di mia sorella, è il primo passo, facciamo un passo alla volta come abbiamo sempre fatto. Ci aspettiamo la giustizia, come ho sempre detto, me ne faccio poco di giustizia. Il nostro compito principale è quello di salvaguardare la vita di altre persone. Ho l'elettrocardiogramma piatto, non ci stanno più emozioni. Sono in mano degli avvocati eccellenti, dei giudici penseranno... Troveranno chi è stato veramente, sarà stata fatta giustizia allora per mia figlia e saprò chi è stato al momento giusto. Io lo devo ad Alice questo. Nicolas Negrini, anche a nome della figlia, oggi per il mio tramite chiede verità e giustizia a tutti i costi. Se Galul si emergerà alla fine del dibattimento che ci sono prove sufficienti per condannarlo, ci associeremo alle richieste del pubblico ministero per condannarlo. Se ci saranno elementi che fanno ipotizzare che ci siano complici di Galul, chiederemo alla procura che ampli l'indagine anche alla fine della ricerca di complici. Se emergerà che ci dovessero essere altri responsabili che escludono la responsabilità di Galul, faremo le nostre richieste conseguenti. Sì, sono emerse delle ombre, soprattutto in ambito lavorativo. Molto più che ombre. Sono emersi elementi concreti, indizi che avrebbero dovuto imporre l'iscrizione al registro degli indagati di altri indagati. L'elemento principale che manca nel processo è ancora il movente. Noi abbiamo delle idee diverse sul movente rispetto alla procura. La posizione nostra è che noi riteniamo che non ci sia un movente, non si sia chiarito il movente, ci sono degli elementi, degli indizi certamente nel fronte di Galulla. Noi riteniamo, anche sulla base di indagini difensive che abbiamo svolto, che c'erano altre piste alternative o convergenti con la responsabilità di Galulla e secondario che a nostro parere andavano meglio esplorate. Su questo abbiamo posizioni diverse rispetto alla procura di Modena. Io oggi ho detto, noi siamo qui proprio perché qui davanti a una corte d'assise il giudice terzo si accerterà verità e giustizia. Se alla fine del processo, questa è la posizione del marito, anche in rappresentanza della piccola Anastasia, se alla fine del processo dovessero emergere dei gravi indizi davvero tali da giustificare la condanna di Galul, noi saremo i primi ad associarci alla richiesta del pubblico ministero. Io vedo un quadro contrastante e soprattutto, ripeto, vedo delle piste su un altro soggetto, ma non è il caso di entrare nel dettaglio, che invece un movente ce l'avrebbe e che sono emersi anche sia il movente sia anche dei litigi che c'erano stati con la povera vittima pochi giorni prima dell'omicidio, sia altre cose strane che la procura ha ritenuto di non approfondire, secondo noi sbagliando. C'è una versione difensiva che circola, anche se è vero, lui si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, quindi formalmente non ha risposto alle domande degli inquirenti, ed è quello che lui sarebbe sceso dalla macchina perché sarebbero lui e la vittima e Alice e sarebbero rimasti impressionati da una macchina con i fari accesi che apparentemente li seguiva da vicino. Lui avrebbe temuto che a bordo di quella macchina ci fosse il marito, cioè il mio assistito, invece il marito geloso, certo, eccetera. Il marito invece era a casa che dormiva perché sapeva che la moglie sarebbe uscita con un'amica, poi invece era un po' diverso. Quindi c'è questo tema. È vero o non è vero? Se fosse vero, ci sarebbe una persona che seguiva Alice e lui sarebbe andato via. Si sostiene che così non sia perché le telecamere non avrebbero ripreso quest'auto. Non è che le telecamere potevano seguire tutto il percorso. Ci sono dei punti, dei luoghi dove veniva ripresa la macchina e quando è passata non si vedeva nessuno che la seguisse. Ma può essere avvenuto dopo, dico ipoteticamente, può essere avvenuto dopo. Noi sosteniamo l'assoluta estraneità a questi fatti di Mohamed Galul. Innocenza piena e renderà interrogatorio in corte di assise e,
spiegherà tutto. Non torna al movente, non tornano le modalità, è una barca con tante falle questa indagine. Sicuramente ci sono degli indizi confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione di gravità indiziaria significativa. Ci aspettiamo la giustizia, non abbiamo ancora potuto dare una degna sepoltura ad Alice, speriamo di poterlo fare quanto prima. Ancora niente funerali perché il corpo viene tenuto in custodia dalla procura. Ho fatto più volte richiesta alla procura in questo senso, la procura sostiene che siccome è possibile che si debbano fare delle nuove perizie sui resti della povera Alice, non ha dato il nulla osta al cosiddetto seppellimento, non si sono potuti celebrare i funerali. Sul tema degli elementi di prova ci sono due questioni, secondo me, importanti che ancora non sono chiarite sino ad oggi, poi vedremo il processo. Primo, come è stata bruciata la macchina? Perché è stata bruciata, si dice, con della benzina, rispetto al quale l'olio esausto su cui bidone c'era l'impronta digitale di Galulle avrebbe agevolato il mantenimento del fuoco. Ma come è stata innescata? La procura dice che può essere dato fuoco attraverso la benzina che c'era nel serbatoio, altri tecnici dicono che non è possibile. Quindi qualcuno doveva aver portato la benzina. Chi l'ha portata non è accertato. Secondo tema, ancora più importante, si è accertato che lei è stata uccisa con un numero notevole, mi pare 17 pugnalate, una cosa del genere, con un coltello di grosse dimensioni, il che significa che l'assassino si è portato un coltello di grosse dimensioni, non tascabili, con sé. Allora questo ci fa pensare a un omicidio premeditato. E la premeditazione non è contestata alla procura perché apparentemente è incompatibile col movente contestato a Galul, che sino a prova contraria conosce Alice soltanto al bar quella notte, quindi non poteva andarsi a procurare un coltello nel frattempo. Ho l'elettrocardiogramma piatto, non ci stanno più emozioni, io lo devo ad Alice questo. Io sono stata sempre in compagnia di Alice, io ci riesco lo stesso. Chiediamo giustizia e chiediamo anche il rispetto per Alice. E chiediamo anche di ricordarci che questo è un femminicidio. E speriamo che gli sia data giustizia. Senza voler continuare a criticare come sono state condotte le indagini, tenete conto, molti di voi forse non lo sanno, che l'autopsia è stata disposta un anno dopo l'omicidio. Questa è un'indagine nella quale si è ritenuto prima di avere subito scoperto il colpevole, per cui le indagini sono rimaste a metà. Si è scoperto il colpevole, lo si è arrestato, una volta che c'è l'arresto appunto confermato dalla Cassazione, dice vabbè, il processo è finito. Purtroppo è un'indagine, secondo me, incompiuta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.